Buongiorno. Buongiorno. Lei è la signora? Pina Riccardi. Vive? Vivo a Cervignano. Bene. Le faccio un paio di domande. Volentieri. Che problemi aveva prima di... Avevo una leggera sordità. Prendere gli apparecchi acustici. Sì, facevo fatica ad ascoltare, qualche volta mi sfuggiva quando parlavano velocemente per televisione, o sì. si accavallavano le voci, oppure anche quando ero in compagnia che c'era un po' di rumore. Facevo fatica ad ascoltare i dialoghi con gli amici. Bene. Come ci ha conosciuti? Vi ho conosciuto tramite una mia amica che me ne ha parlato molto positivamente, così poi quando a mia volta mi sono trovata con un'altra mia amica abbiamo pensato di venire insieme e abbiamo avuto il piacere di conoscere Enrico. Bene. Com'è cambiata la vita dopo l'acquisto degli apparecchi molto, acustici? Molto, molto positivamente. Proprio non mi sembra neanche vero, perché sento benissimo, li porto dalla mattina alla sera, mi dimentico anche di averli proprio. Quindi consiglierebbe l'acquisto di apparecchi acustici a persone che hanno difficoltà di udito? Ma molto, anzi, sa cosa consiglierei? Appena cominciano a perdere l'udito, che si accorgano che fanno un po' di fatica, ricorrere subito, perché trascurandolo il guaio diventa più grande e un poco più difficile. Difatti, tra un mese circa porterò anche mio fratello, che è un po' più giovane di me. Grazie.